The old city of L'Aquila sits on the arms of the Apennine Mountains in central Italy. For centuries, it has been renowned for its Middle Age cultural relics and sites. But everything changed overnight on April 6, 2009, when a 5.8 magnitude earthquake struck the region when people were asleep. The worst earthquake in Italy in 30 years killed more than 300 people and left tens of thousands homeless. 6 years on, Xinhua correspondents revisited the ancient city to find it still struggling to recover from the quake's effects. Reconstruction work has been slow, and many residents still live in temporary settlement buildings in the suburbs. Alla normalità manca ancora il centro sociale della città, il punto aggregazione che era il centro storico dove c'erano uffici, negozi. Adesso il centro storico è ancora quasi totalmente disabitato. Local officials said the reconstruction is greatly hindered due to a shortage of funds, rules on cultural relics protection, and the complexity of project assessment. Abbiamo avuto una vasta difficoltà economica fino a questa legge di stabilità del governo italiano perché non avevamo I fondi. Invece da questa legge di stabilità I soldi ci sono, nel senso che il governo italiano ha fatto uno stanziamento fino al 2020 di 5 miliardi e 100. Il problema è che sono progetti complessi che devono essere valutati in relazione alla richiesta di finanziamento pubblico che fanno. Poi dobbiamo abbattere I tempi della burocrazia. According to Italian law, historic sites can only be repaired or reinforced. They cannot be demolished and rebuilt from scratch. That makes the reconstruction work even more time-consuming. Il nostro tesoro sono proprio questi palazzi, come sono stati costruiti, quelli che hanno dentro, come sono dislocati all'interno della città, vicoli, viuzze. La dobbiamo difendere, recuperare ma difendere. Trasformarla sarebbe un delitto per I cittadini aquilani, ma soprattutto per l'umanità. With construction vehicles and cranes scattered all around the city, L'Aquila still has a long way to go to reclaim its historic beauty and for people's lives to return to normal.